Inviterei Stefano a ripensarci perché, come ripeto, ci sono tante prospettive che si possono aprire e una decisione così drastica, così grave, anche avendo l'orizzonte legislativo favorevole che la permetta, deve essere l'ultima, ma proprio l'ultima porta da prendere. Il professor Francesco Tessarolo parla a titolo personale e si rivolge a Stefano Geller, dopo la decisione di avviare l'iter burocratico per poter chiedere, quando lo riterrà giusto, di ricorrere alla morte volontaria medicalmente assistita. La riflessione dello storico bastanese, che fa parte del Comitato Etico per la Pratica Clinica dell'U7 Pedemontana, parte dal fatto che in Italia manca una legge che regolamenti questa pratica. Al momento, il riferimento a un articolo del Codice Penale che vede come reato l'istigazione e l'aiuto al suicidio, un orizzonte molto diverso dall'attuale. La legge 219 del 2017 sul testamento biologico apre delle strade sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, punto di riferimento per quest'ambito, in cui viene messa in risalto la dignità della persona e l'informazione sulle scelte terapeutiche. La differenza di fondo, a livello proprio filosofico, oltre che etico, tra la concezione della vita come dono, come in termini religiosi, ma anche in termini laici di relazione tra persone, e la concezione della vita come proprietà, magari proprietà privata. Ecco, sono due concezioni che collidono e lo Stato, il Parlamento, deve trovare una sintesi non facile in questo tema. Nel caso in cui dovessero esserci delle segnalazioni al Comitato Etico per la Pratica Clinica dell'Azienda Sanitaria, verrebbe aperta un'istruttoria. Prima di tutto aprire un'istruttoria, cioè capire le persone i tecnici, sentire tutti quelli che hanno a che vedere con la persona e, cosa frequente, trovare occasioni per comunicare.